Io sono una misticanza ambulante. Beh, non sono dei veri romanzi, sono due memoir. La parola memoir l'ho imparata dopo aver scritto il primo. Sono storie un po' vere e un po' inventate, dove c'è un grande assente, l'amore, la passione, e invece c'è molta attenzione ai mondi, sia nel senso dei posti particolari, sia degli ambienti. Il primo è addirittura incentrato in un locale notturno, ristorante, la capannina di Forte dei Marmi, è incentrato lì, che era un luogo che aveva una sua magia e ha avuto una grande storia, cominciato nel 29. E come i luoghi riescono a mettere insieme le persone e a dare un significato, a dare vita. E poi è anche curioso vedere il costume, come si comporta la gente. Il primo, I Gamberi, che si doveva chiamarsi Estate senza fine, parla di persone che si credono estate per estate, giovani per sempre, belli per sempre, ricchi per sempre, privilegiati per sempre. Dal 29 a oggi, figurati quante generazioni sono passate e hanno sbattuto le loro facce contro i muri. Il secondo è ambientato a Capalbio. Francamente ha solo lo scopo di sgonfiare la bolla mediatica su un paesino carino, decente, umano, che non è l'Atene di un bel niente, che non è radical chic. Però insomma faccio vedere le persone come si muovono, molto attenta ai destini femminili e alle voci femminili. Cinghiale se ne mangiava a volontà maremma, ma l'unica verdura era la misticanza, buonissima, la coglievamo nei bordi dei fossi. Pomodoro si doveva andare a Orbetello a comprarlo, il resto della verdura non esisteva. Sì, io ho cominciato molto presto con la misticanza nella mia vita. Io mi chiamo Giovanna Libera. Libera, sì, Libera è un nome molto importante per me. E io sono nata nel 42 ed è per questo che sono stata chiamata Libera. E ha sempre avuto questo secondo nome molta importanza per me. Allora, in questa protagonista, che non è me, che non mi assomiglia neanche, però ho messo la mia ansia di libertà. Lei osserva un mondo, negli anni 70-80 Capalbio era pieno di comunisti molto alla moda, molto intellettuali, e lei li osserva con occhio distaccato perché lei non è comunista, lei è liberale. Si può essere di sinistra liberali? Beh, c'è una parte del mondo di sinistra che è totalmente conservatore. Ci sono tante parti del mondo di sinistra che non mi piacciono. Io però mi sento ancora per tanti versi di sinistra, solo che adesso vedo nascere dei mondi, degli universi culturali anche a destra, con il mio stesso senso di libertà. Allora sospendo il giudizio, le persone che sono per la libertà sono mie amiche, e siccome trovo nemici della libertà sia a destra che a sinistra, anche lì trovo delle persone che non mi piacciono. Mi dà vita avere un progetto, avere qualcosa da fare. Cosa mi butta giù? Oh mamma, mi hanno provato, tutta la vita ha provato a buttarmi giù, ma io ho sempre reagito. Mi butta giù, forse mi ripeto, l'ipocrisia, perché io ci vado sempre a sbattere contro. E allora ho degli scontri molto violenti con le persone ipocrite, per cui sono persone in carne ed ossa e proprio non riesco a farci i conti. Cioè io vedo come funzionano, ma che faccio? Faccio lo sgambetto, non so proprio come trattare. E allora mi butta giù, anche perché sì, ne ho vista tanta di ipocrisia nella mia vita. Oddio, direi subito la sincerità, perché ce n'è proprio poca. E riconosco i sinceri, non so, per dire Filippo Rossi, riconosco le energie sincere dovunque le trovi e dovrebbero unirsi fra di loro al di là di tante etichette, perché proprio manca, ci sono tutte etichette appunto appiccicate con lo sputo su delle cose tutte diverse, pozzi pieni di magma immondo, con tutte le etichette di bellezza e di bontà. E poi ci sono quelli che scoperchiano, che si mostrano, che sono veri e vivi, e ci sono
Alcuni hanno quasi 70 anni come me, altri sono giovani come te, ma c'è l'energia, sincerità.